Le nostre mamme sicuramente, proprio perché sono mamme, hanno una considerazione del matrimonio gay molto più immediata, positiva. E io, quello che cito spesso è il caso della vecchietta, che se gli fai tutti i ragionamenti strani, politici, eccetera, non ti capisce. Ma fino al ragionamento che dice: ma sì, ma se questi due si vogliono bene, non fanno del male a nessuno, ma lasciateli sposare, no? Che è un ragionamento che ti può fare chiunque, che spesso mi sono sentito fare da persone che apparentemente, io mi ricordo mia nonna, che insomma non è che fosse proprio una cima di sinistra, anzi era piuttosto più sulla destra, che una volta che vennero in casa sua della TV a intervistare mia madre, la Gede è nata a casa di mia nonna a Milano, e fa: ma lei signora, complimenti, è stata qua a sentire le cose. Lei fa: ma ho fatto quello che farebbe qualunque nonna per suo nipote. Allora, vissuta a questo livello, la questione viene profondamente depotenziata, perché non è più una questione di scontro ideologico, diventa una domanda di qual è il ruolo del ragazzo, della ragazza omosessuale in una famiglia italiana. E questo, mio, se mi permettete, è il mio messaggio sul fatto che la famiglia italiana è molto meno escludente di quanto ce la vogliono presentare alcuni ideologi, soprattutto cattolici. La famiglia italiana è da un'altra parte rispetto a dove la vogliono collocare le sentinelle in piedi e anche i chiri in altro senso. È molto più includente, anche troppo, perché vi dicevo i casi di prima, no? Figlio è mio e non te lo lascio vedere. Però almeno questo ci ha garantito da quella tragedia invece della famiglia nord europea o americana, in cui il figlio viene buttato fuori di casa. La famiglia italiana non butta fuori, perché pa mamma so io scarafone bello, sei mio figlio, sei un delinquente, però sempre mio figlio rimani. E ne parlavo a Pistoia 2 giorni fa, uno, un ragazzo napoletano, che dice: io vengo da una famiglia tradizionale napoletana, non posso dirlo perché poi mi dicono, non dirlo perché sa cosa dicono in giro. Sì, ma dico, ma alla fine ti hanno accettato? Sì, perché dicono che comunque alla fine, vabbè, sono pur sempre loro figlio. E dico: scusa, permetti, non è una cosa da buttare via. Per il momento ancora non sono arrivati, diciamo, a far suonare le campane di gioia. Però il ragionamento è: comunque sei nostro figlio. È uno slogan della Gedoa e Gay Pride: etero gay sono sempre figli miei. Nel momento in cui le nostre famiglie hanno la capacità mentale di fare questo ragionamento, di dire sono comunque nostri figli, anche nel momento in cui ancora non ci stanno accettando, non hanno ancora capito le nostre scelte, le disapprovano magari, però io vi assicuro che molto spesso la gente ragiona: tuo padre è di sinistra quindi ti ha accettato prima, tuo padre è di destra quindi ti ha accettato dopo. Invece no, quello che conta è il dialogo. Io ho visto persone cattoliche fare ragionamenti astrusi che mai mi sarei immaginato, cioè se sei omosessuale vuol dire che Dio ti ha fatto nascere così per qualche motivo che ancora non capisco, però Dio il motivo l'avrà avuto. E tu dici: va bene, cioè, se, però quello che mi interessa è che non è la strada con cui sei arrivato a conclusione, mi importa che sei arrivato a quella conclusione. Un mio amico che aveva una madre contadina siciliana, quando ha fatto il coming out, stiamo parlando di 30 anni fa, dice che la madre è rimasta: ah, vabbè, vuol dire che quando sarò vecchia vivrò con te. Ha trovato la soluzione. Dopodiché, se invece avete un genitore di sinistra, laureato, tre lauree, cioè, che non vi vuole accettare, come si tira fuori? Freud, Lacan, Derrida, Fagioli, e il modo per non accettarvi lo trovo. Quindi la discriminante in tutto questo discorso non è la cultura, non è l'idea politica, è la disponibilità al confronto. Questa è la vera discriminante. Sì, prego, prego. No, adesso ragionavo come mamma, cioè effettivamente il mio figlio che fa coming out, avrei dolore pensando che probabilmente, certo, non avrà una famiglia, cioè non avrà... Non una famiglia come quella che ti eri aspettata. No, per questo sento il tema anche di in qualche maniera dare opportunità di riconoscimento sociale forte delle unioni stabili, mi sembra proprio importante per l'accettazione anche da parte della famiglia. Poi magari i giovani non vivono molto questa esigenza di formalizzare le unioni, insomma. Ma guarda, io ti dico che una delle più grandi sorprese che ho avuto io frequentando i Gay Pride nel corso di questi decenni
è che ultimamente tutti questi bambini che ci sono, dove sono venuti fuori, siamo invasi da bambini fatti da lesbiche e anche dai gay ultimamente. Quindi se me l'avessero detto quando avevo 20 anni che un giorno avremmo avuto i gay pride pieni di carrozzine, li avrei... ma tu stai sognando, no? Dio mi ha fatto gay proprio per evitare di avere bambini tra i piedi, ho il complesso di Erode, insomma queste cose qua. E invece no, quindi il mondo sta cambiando molto più rapidamente di quanto noi riusciamo a starci dietro con la testa. Sicuramente quello che dici è vero, nel senso che nessuna madre ha mai provato a chiedersi cosa succederebbe se il proprio figlio fosse gay o lesbica, se la propria figlia fosse lesbica. Ed è comprensibile, perché nessuna madre si chiede cosa succederebbe se suo figlio cadesse dal tetto e si rompesse le gambe, no? È qualcosa che affronti se ti succede, sperando che non ti succeda. L'unica cosa importante è che questo può essere negativo per un genitore, in quanto ha sentito soltanto storie negative della scelta di vita omosessuale. E notate come sto usando la parola scelta di vita, non la scelta dell'omosessualità, la scelta di accettarti come persona omosessuale e vivere con una compagna lesbica o con un compagno gay. Allora è qui che un pochino dico la colpa è anche nostra, perché tocca a noi mostrare a chi è madre e ha un figlio di 5 anni, quindi il problema proprio non se lo pone proprio, come delle persone omosessuali abbiano potuto avere una vita felice e tranquilla come quella che ho avuto io. L'omosessualità non ha costituito il grande handicap della mia vita, ho avuto altri problemi, ma l'omosessualità da un certo momento poi ha smesso di essere un problema. Dobbiamo trovarci a metà strada, magari forse qua ancora siamo ai primi passi, però non è che poi a Milano siamo chissà quanto avanti, perché la differenza tra grossi centri e centri meno grossi è di 3-4 anni di distanza, non di 20 o 30 anni. Non crediate che una realtà come la Jade non possa agire in una situazione come questa di Arezzo. No, in questo se posso dire, anzi, insomma, storie positive, ora vedo alcune facce conosciute, insomma, di famiglie molto accoglienti, di situazioni di convivenze, matrimoni e famiglie omogenitoriali che appunto ora... Una era anche qui poco fa fra di noi, insomma, stanno cominciando ad esserci, sono realtà, e quindi a questo punto c'è poco da dire, insomma, c'è solo da essere preparati, insomma. Allora, la realtà appunto è più avanti di quanto siamo, esatto. Noi, cioè, io prima sentivo i bambini sotto che chiacchieravano e intanto i nostri parlamentari non riescono neanche a concepire il discorso della step adoption, eccetera. Però io vi racconto la mia esperienza quando andavamo a presentare il libro, quando è uscita la prima edizione 25 anni fa. E andavamo in queste trasmissioni, dopo la seconda e la terza trasmissione abbiamo capito che l'unica domanda che volevano farci, che volevano fare a mia madre: signora, lei quanto ha sofferto quando ha scoperto che suo figlio era omosessuale? E mia madre dice: ma io sono venuta qua a dire che io ho accettato mio figlio, non che ho sofferto. E invece questi continuavano con questa. A un certo punto, una volta, andati dall'ennesima trasmissione, signora, quanto ha sofferto, quanto ha sofferto. Ma noi in queste trasmissioni cosa ci veniamo a fare? Mi fa mia madre. E al che io le risposi: mamma, in questo momento, due di 20 minuti fa, qualche sedicenne stava mangiando in famiglia, in cucina, guardando la televisione con la mano che gli tremava mentre noi parlavamo. Stiamo andando in TV per queste persone, perché se fosse per noi, con questo mondo avremmo già chiuso. Dopodiché sono passati 25 anni e quanta gente mi ha detto: ero lì in cucina che guardavo la TV, mi tremava la mano e ho visto voi, mi avete cambiato la vita. Questo è quello che siamo riusciti a far succedere, ma niente toglie il fatto che le persone, questi signori di talk show che ci chiamavano, volevano tutto, solo sapere quanto aveva sofferto. Volevano la mamma che piangeva, la mamma che aveva accettato suo figlio non gli interessava, non interessava la TV. Dopodiché i genitori fanno fatica a concepire una vita positiva del figlio. Ti credo, se i modelli sono questi. Io ti volevo infatti appunto chiedere, te sei giornalista, secondo te qual è il ruolo appunto dei media, la sensibilità dei media rispetto a questo tema e poi all'accettazione delle famiglie? Che ruolo giocano? I media è il medium, perché ce n'è uno solo ed è, trasmette tutta la stessa pappa, che sia Canale 5, Rai 1, Rete 4, Rai 2, è sempre lo stesso messaggio che passa.
questo monopolio ce l'abbiamo solo in Italia. Sono due paesi al mondo, l'Italia e la Thailandia, che hanno un monopolio dei mezzi informatici. Cioè, c'era una tre famiglie in Italia controllano l'80% della diffusione della stampa: Agnelli, De Benedetti e Berlusconi. In Francia, per avere lo stesso risultato, arriviamo a 200 famiglie, e in Germania qualcosa del genere. Cioè, vedete che la sproporzione è inconcepibile rispetto ad altre nazioni. In Italia è diventato impossibile fare qualunque dibattito, ma non sull'omosessualità, sull'uscita dall'euro, sul Job Act, su qualunque argomento, perché i mezzi di informazione trasmettono tutti lo stesso messaggio, e internet è una cosa altamente disorganizzata. Io ho provato a fare informazione attraverso internet, però mentre quando scrivevo su Babilonia o su Pride avevo 30.000 lettori, adesso abbiamo 30.000 blog, ognuno con 10 lettori, o 30.000 pagine di Facebook, ognuno con 2 lettori. Insomma, la rete ancora non è un'alternativa alla sparizione di una stampa indipendente. Del resto, io ho fatto il giornalista perché ho avuto la fortuna di appartenere a un'epoca in cui c'era ancora l'idea che se uno scriveva un pezzo poi veniva anche pagato. Adesso io trovo solo lavori gratuiti, perché ci sono questi ragazzini usciti dalle scuole di giornalismo che lavorano per 300 euro al mese, e io con 300 euro al mese non ci piuttosto pubblico gratis in rete. Quindi il ruolo della stampa, in Italia è un ruolo molto negativo, perché nel momento in cui appartiene tutta a tre persone, e queste tre persone hanno fatto il patto, una volta della tripparella, la volta dopo, eccetera, eccetera, di non far passare certi temi, non passa più il tema gay. In Italia il cardinale Bertone, il cardinale Ruini avevano deciso che c'erano tre cose su cui la Chiesa Cattolica non era disposta a trattare: finanziamenti, perché Cristo è morto perché la Chiesa potesse avere tanti finanziamenti, sì. L'altra era l'aborto e la terza era l'omosessualità. Su tutto il resto la Chiesa ha trattato, su queste tre no. Il risultato è che la Chiesa ha un sacco di soldi, gli aborti continuano a succedere, però gli omosessuali non sono andati avanti dal punto di vista giuridico. Il ruolo della stampa è stato un ruolo di complicità, di totale mancanza di coraggio, di assenza di voci critiche e di dissenso. Per questa ossessione, adesso io non voglio offendere nessuno che è del PD, però io non ho mai capito questa ossessione del PD per i cattolici. Soltanto in Italia un partito socialdemocratico ritiene che il punto di vista clericale sia un punto di vista che deve essere sempre e comunque rispettato. Ma rispettato non vuol dire che ne parliamo, io rispetto quello che dici, no. L'ultima parola devono avere i cattolici, perché sennò non lo so, e appunto che cosa succede? Abbiamo fatto di più quando il PD non aveva la voce determinante, il PC, esempio, divorzio e aborto, in cui c'è stato uno schieramento laico che ha messo in minoranza la Democrazia Cristiana. Quando è diventato determinante l'ex PC, non siamo più riusciti a fare un passo avanti. Non parlo soltanto di omosessualità, parlo della questione della procreazione assistita, per esempio. Ci sono volute le sentenze dell'Unione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per fare un passo avanti. Posso sognare un paese con una stampa più libera, non posso negare il fatto che l'Italia è uno dei paesi in cui i dibattiti vanno avanti così, 30 persone alla volta, però ogni volta che parla Berlusconi ne ha 30 milioni, vuol dire che dobbiamo fare 1 milione di questi incontri per avere... No. Sì, no, poi forse, non so se lui mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, quando se ne parla, poi come se ne parla, è come se ancora questo tipo di media, quindi TV e stampa, per quel poco che ne parlano poi si dia sempre rilevanza alle storie negative, al fatto di cronaca, alla storia di sofferenza, piuttosto che invece a testimonianze positive. Forse nell'ultimo periodo soltanto i film, i telefilm, che magari vengono anche da fuori Italia, stanno dando modelli diversi. Questa è un po' una riflessione che io faccio, sempre, al di là di chi la controlla, però proprio sembra che è il modo di fare giornalismo, informazione, non userei neanche queste parole. Sì, però...